ma questo non vuol dire niente. Il fatto che ci sia questo protocollo d'intesa non pregiudica niente. Quindi noi, insieme al fatto, insieme alla destra che venga rimosso tutto l'apparato militare, è implicito che viene ripristinato il presidio in quanto locale, non come base logistica, e che continua invece esattamente come prima, anzi più forte di prima, perché con questo atto il presidio della INS è diventato più forte. Mai della INS hanno trovato nuovi sostenitori e hanno scoperto che i loro sostenitori, anche quelli che avevano prima, hanno manifestato veramente la loro solidarietà con la loro presenza e in tante altre forme. Quindi lo riconfermo per un'altra volta, confermando pienamente quello che ha detto Rinaldini, il presidio, la lotta continua e più forte di prima. Qui non vuoi che qualcuno magari o facendo finta di male o mandato da qualcuno, chissà da chi, ve lo lascio immaginare voi, cominciasse a farci la voce che siccome c'è un protocollo d'intesa di acquisto della fabbrica, allora adesso la lotta dell'INS è quasi risolta. No signori, no, questo è un rischio che non dobbiamo cadere, il presidio deve continuare come prima, anzi più forte di prima, e lo possiamo fare perché ci sono i militanti a fianco dei della INS che ci sono stati fino ad una in misura maggiore di quanto ce n'erano prima, perché questa azione militare voluta dal prefetto, dal questore e dai suoi superiori, verosimilmente il ministro degli interni, invece di ottenere il blitz che speravano di mandar via nuovi operai con loro sostenitori, speravano di spazzare via il presidio per svoltare il macchinario, hanno sortito l'effetto contrario, il presidio è più forte di prima. E qui vi chiedo ancora un... Enzo! Fabio! Luigi! Massimo! Resistete per gli operai della INSE e per tutti gli operai!